Marco Silani uno degli attori più bravi calabresi del mondo, a cui diamo il benvenuto. Allora, Marco, come nasci tu come attore? Facciamo un po' di cronistoria. Sì, va intanto. Lo ha detto lei, io non mi sento l'attore più bravo calabrese del mondo, diciamo uno dei tanti. Ecco, eh, io nasco nel lontano 1984. È stato un po' per gioco, andavo a scuola ai periti aziendali corrispondenti in lingue estere. Lì il mio professore di allora di italiano, il compianto professor Falco, purtroppo ci ha lasciati e mi fece scoprire il teatro. Lui diceva, mi disse che avevo un talento per il teatro e facemmo uno spettacolo che si chiamava Renzo e, Lu e Lucia. Appunto, una rivisitazione dei propri si sposi i nostri giorni e da lì è nata questa grande passione per il teatro. Ok, Giovanni, diciamo, qui hai scoperto tu il teatro, chi invece ha scoperto te? Ma possiamo dire che è stato lui il professore, in effetti, poi pian piano è nato tutto da sé: nel senso che poi non l'ho voluto far rimanere un episodio isolato. E mi sono guardato un po' in giro nella mia città, a Cosenza, cosa c'era, e entrai a far parte di un gruppo amatoriale che si chiama L'Arciere, di cui poi nel tempo anche oggi ancora lavoro nell'Arciere. Sono il presidente adesso di questa associazione. E da lì sono passate tante persone che poi eh, hanno lavorato con me. Adesso lavorano con me, qualcuno è diventato professionista. E da lì è nata la mia carriera. In effetti poi dalla, da lì il passo è stato semplice. Arrivare alla, a diventare un attore professionista perché ho cominciato a lavorare con le compagnie più importanti di, di, di Cosenza e non solo. I primi passi li ho mossi nel Teatro dell'Acquario eh, facendo diversi lavori per la regia di, di, di Massimo Costabile e da lì ho fatto i miei studi, i miei buoni stage, come si deve fare come ogni allievo per cominciare. E, e poi niente è stato tutto un continuo di, di lavori per fortuna fino ad oggi. Insomma, sono riuscito, qualcuno mi diceva: Ma per fare sto mestiere in Calabria, Cosenza? Devo dire che insomma finora si è lavorato bene e comunque c'è un bel fermento in Calabria ci sono diverse associazioni, diverse compagnie teatrali riconosciute e da lì ripeto ho lavorato con tantissimi posso fare insomma qualche Quindi ho cominciato con l'Acquario, con Massimo Costabile ho lavorato tantissimo con Scena Verticale che diciamo che è una delle realtà più importanti del territorio da anni vincono un premio importantissimo che è il premio Ubu, che è il premio più importante italiano a livello teatrale e ho lavorato con il Teatro Stabile di Calabria con Gepi Gleiesi, ho lavorato con Lindo Nudo, con Rosso Simona insomma diciamo le compagnie più importanti che abbiamo, avuto, che abbiamo in Calabria ho fatto tanti lavori di Vincenzo Ziccarelli anche lui un grande drammaturgo il nostro calabrese, ahimè anche lui scomparso da un anno e grazie a lui abbiamo fatto dei lavori interessantissimi, l'ultimo è stato quello con la regia del grandissimo Giancarlo Cauteruccio, un altro nostro grandissimo regista che lavora a Firenze oramai da anni, che era L'amore che bruciò Troia, è fatto completamente in dialetto qualcosa di veramente molto bello e l'ultimo lavoro importante diciamo è stato l'anno scorso eh, su commissione della provincia del presidente Mario Oliverio abbiamo fatto un lavoro teatrale eh, sulla vita di Gioacchino da Fiore eh, con la regia e il testo inedito di Adriana Thoman eh, con un risultato veramente eccellente abbiamo fatto 10 repliche più o meno per le scuole in serale al Rendano e abbiamo avuto praticamente il pienone eh, quindi è stata una bella soddisfazione questo primo testo su questo personaggio importante come Gioacchino che diciamo, conoscevamo di nome, almeno io, però ho approfondito per fare questo personaggio, era un personaggio meraviglioso che lo conoscono in tutto il mondo, ma ahimè noi calabresi non lo conosciamo tanto bene, quindi mi ha dato questo spunto per conoscerlo bene. Adesso hai la possibilità di interpretare Borges in questo spettacolo teatrale di Borges, il tango, eh, l'avevi già comunque conosciuto? Sì, diciamo che avevo incrociato nella mia vita artistica, avevo già conosciuto Borges. Eh, non molto tempo fa, eh, col conservatorio di Cosenza, abbiamo fatto un lavoro che si chiama Io e l'altro, che era proprio un testo di Borges, che parla appunto di questo incontro di Borges, oramai ottantenne, che si rincontra con lui da giovane a vent'anni, eh, sospeso fra Buenos Aires e, e Ginevra praticamente, fatto appunto con, il, come dicevo prima, col conservatorio. Io lo recitavo e poi c'era una bravissima soprano Antonella Biondo che invece le parti da giovane le, praticamente le cantava con un'orchestra da camera diretta dal maestro Lodi Luca che aveva scritto anche le musiche apposto per questo lavoro. Invece vuoi farci un'anticipazione di questo Borges e tango? Questo Borges e tango è un po' diverso da quello, nel senso che tutto sommato c'è anche qui la musica c'è il tango, c'è il suonato però mentre lì interpretavo proprio un personaggio di Borges, qui è molto più a recital nel senso che con un leggio declamerò sia delle situazioni di vita sua e sia delle sue poesie quindi però comunque anche questo è molto forte, molto bello e dà la possibilità di conoscere un grande autore come Borges che forse è meno conosciuto dalla massa diciamo dai quelli più della sua generazione, di quelli insomma diciamo del, dei poeti latini come Neruda come Gabriele Garcia Marcos, però credo che lo spessore culturale di quest'uomo è veramente notevole. Diciamo che sei appassionato di teatro, cioè lavori al teatro, hai pensato di fare anche altro tipo il doppiaggio? Eh, questa è una bella domanda. <ride> sì, diciamo che il doppiaggio ci ho pensato pure, ci ho pensato perché... Mh, mi dicono che è una voce abbastanza buona per fare doppiaggio, eh, c'è un mio carissimo amico che è Pasquale Anselmo, che è uno dei più grandi doppiatori italiani, che è di Cosenza, lui è il doppiatore ufficiale di Nicola Cage e qualche volta me l'ho anche detto, dice ma guarda con questo c'è una voce importante perché non provi. Diciamo che dovrebbe cambiare un po' tutta la mia vita, nel senso che per fare doppiaggio dovrei vivere a Roma perché poi il doppiaggio si fa solo lì. E comunque ancora mi piace stare su un palco, poi chissà più in là in futuro vedremo. Quali altri autori a carattere internazionale hai recitato? Ma diciamo diversi, tantissimi, quelli più importanti che mi vengono in mente, in mente al momento sono intanto il grande De Filippo perché è stato diciamo, il mio vero maestro, io sono partito con i suoi lavori, Natale in casa Cupiello, Gennareniello, Non Ti Pago, insomma tantissimi. E ultimamente di recente ho fatto... Un Dario Fo molto bello perché Dario Fo è uno degli autori meno rappresentati da altre persone, perché è, il fatto che sia ancora vivo è, è incommente come personaggio, quindi insomma, fa un po' di, di, di paura affrontarlo. Invece abbiamo fatto questo non tutti i lati, li vengono per nuocere, che ha avuto un grande successo. Insomma, eh, quindi è piaciuto tanto. Poi vabbè, i classici internazionali immortali, Shakespeare, uh, Sofocle, ehm, insomma qualche autore russo. Insomma, tantissimi, tantissimi importanti. Diciamo, questi sono quelli più, più, più importanti che ho affrontato nella mia carriera e che mi hanno dato abbastanza soddisfazione. L'ultimo lavoro in cantiere? L'ultimo lavoro in cantiere, vabbè quello, questo qui, poi praticamente faremo eh, la seconda puntata, chiamiamola così, di Gioacchino da Fiore, e poi l'ultimo lavoro importante diciamo, è a livello cinematografico, settembre scorso con una produzione tutta calabrese, cinema... Nostrano, fai da te, senza finanziamenti. Eh, abbiamo fatto un lavoro che si chiama mh, Romanzo Calabrese, eh, dove praticamente i protagonisti siamo io e Paolo Mauro, un altro attore calabrese che Cosentino e un grandissimo attore americano che si chiama Robert Woods, che negli anni 70 era famosissimo in Italia per i suoi spaghetti western. Ha fatto tantissimi lavori anche con Sergio Leone. Abbiamo avuto un direttore di fotografia importantissimo che è Federico Del Zoppo, che ha lavorato con Comencini, ha lavorato con Pasolini e il regista che è anche l'autore del, della sceneggiatura che è Renato Pagliuso che è originario di Cosenza anche se adesso vive a Rossano poi abbiamo già terminato un altro lavoro cinematografico con la regia di Fabrizio Nucci e Nicola Rovito che sono due registi anche loro calabresi che hanno fatto già diversi lavori è stata una bella esperienza, insomma siamo stati al Garden poi con tante persone che ci vedevano insomma, è stata una cosa carina, positiva e niente speriamo che succeda qualcos'altro, insomma che cambi un po' qualcosa Cosa anche da questo punto di vista nella nostra regione siamo un po' messi male, nel senso che siamo un po' terra di conquista. Sai, vengono fatti tanti film in Calabria, ma poi puntualmente a noi calabresi non ci chiama nessuno e scelgono attori siciliani o campani che devono recitare in Calabrese e non ne sono neanche capaci. Sappiate che gli attori calabresi ci sono e sono bravi. Sogno nel cassetto. Ma fare qualche altro film, qualche altra cosa di importante, ma guarda, dico la verità, io sono, non aspiro a diventare per forza famoso nel grande schermo, ma che il lavoro continui a gratificarmi come ho fatto finora e che mi dia la possibilità di dimostrare di essere capace di farlo e che possa avere la salute di farlo ancora per molti anni. Noi te lo auguriamo. Grazie mille a voi, grazie. Thank <laughs> you.